si sta scaldando, numero 13, Specchia. Il lancio di Cherubini, dentro, palla ancora per il numero 7, il tiro e il gol. Cambio stretto tra il numero 7 Abate e Da Silva, quest'ultimo ha ritornato palla allo stesso Abate che ha fulminato in diagonale Ivan Dazzi che nulla ha potuto. Quindi al settimo minuto c'è il vantaggio della squadra di Nazzi. Palladini di prima verso Olivieri, di testa più lunga per Pippi, poi Visone prova la botta ancora una volta dalla distanza, non era ben coordinato. Carboni chiude Bonfanti, ma la palla ancora per Da Silva, poi Pisano interviene, Cigan fa valere la sua stazza fisica e parte a spazio ora per avanzare l'11 verso blu, aspetta che salga qualche compagno, poi si appoggia su Mario Titone, punta l'avversario Titone, prova la botta dalla distanza e la palla finisce mezzo metro oltre il palo sinistro di Porto Firmaga. Il lancio per Abate è bloccato da Dazzi. Noi Pippi, Titone di prima, Pippi ancora, Titone si accentra, vede libero Renan Pippi sulla destra che però ora si deve accentrare, effettuare il cross in aria, eccolo il cross a Rossi con le mani, poteva anche provare la battuta in porta, lui ce l'ha, ha preferito il cross in aria. Ora è Palladino su di fallo, calcio di punizione per la Sam. Siamo al 30° minuto di questo primo tempo, Porto Firmaga 1, Sam 0. Titone, ancora la botta e la palla che finisce in gol, Eurogol di Mario Titone, numero di Mario Titone che regala il primo gol del campionato alla San Benedettese e si spera che sia anche il primo di novembre. Cerca lo spazio per il cross, ci riesce, la palla è dentro ma è troppo lunga per Da Silva, ci arriva Abate, colpo di tacco a cercare Cherubini, Titone capisce tutto, davvero ottima la prestazione del 7 rosso blu finora, Moi addirittura come assist man in fase d'attacco, Moi cerca la palla per Mario Titone che tocca di mano, anzi Olivieri, ed ora Tinazzi, il suo lancio, Titone, è largo a destra ora, Mario Titone ha di fronte a sé Cherubini, lo punta, entra in area Titone, si è colpato per il cross, sul secondo palo non c'è nessuno. Svetta Madaschi di testa, la palla arriva a William Da Silva. Cuffa, Da Silva, Carboni, Levakovic, alla destra ma chiude Titone, prova a ripartire la Samba, Olivieri, chiama in causa Tinazzi che si porta dentro l'area, Fabio Tinazzi, palla in mezzo, la girata di William Da Silva, gol! C'è il gol del vantaggio della Sam, autentico colpaccio del rosso-blu in Veneto al minuto numero 5 del secondo tempo, la Sam si è portata in vantaggio allo stadio Mecchia di Porto Nuovo. Il cross perfetto di Fabio Tinazzi, Pippi, controllo, girata e palla tra portiere e palo e vantaggio della Samb. Lo dicevamo nel primo tempo, la Samb aveva bisogno di sbloccare. Palladini, cavalca ora l'ottavo Samb, peso ottavo Palladini, ha spazio, lo rincorre Peana, si appoggia su Olivieri che cerca lo spazio per il tiro, poi viene libero Magnani che non era assolutamente in fuori gioco, ma non è dello stesso avviso il collaboratore dell'arbitro e quindi è fermata l'azione del tramontare da Daniele Pistillo in virtù di Fabio Tinazzi. Magnani, gran pallone recuperato per Antonio Magnani, poi
sfrutta bene un rimpallo, sono via con lui, il giocatore della Sanno, poi c'è il cartellino giallo per Cuffa che ora deve uscire, perché doppia ammonizione per lui, un fallo che d'altronde c'era tutto, perché Magnani sarebbe andato tranquillamente verso la porta e dal 25esimo in poi il porto Luaro sarà in 10 uomini e sotto di un gol. Nel confronto un po' di tifosi giunti dalla Riviera delle Palme, una sorta di festeggiamento per una finalmente degna prestazione della Sanmenottese, che comunque si era vista anche nell'ultima gara, era in netta crescita, ma oggi davvero deve fare i conti con una sequela di infortuni davvero incredibile. Titone salta un paio di volte nel centrocampo e se invola verso la porta, poi si chiudono le maglie granate, con anche Rubini che va a dare una mano a Piana e recupera. Il nuovo entrato Gotti lancia verso Abate, in qualche modo Carboni riesce a evitare due giocatori su due, poi Moi davvero onnipresente, l'armadione di casa nostra. Titone avanza, la palla è buona per Ana Pippi che sarà davanti al portiere e c'è un altro fuorigioco che davvero è da riguardare alla bandierina, alla, scusate, alla moviola, è davvero incredibile fuorigioco, anzi specchia pistillo di testa, palla di lunga, Olivieri che ora molto campo libero a centrocampo può far partire la sua percussione centrale, Olivieri, Pippi, e Pippi può anticipare il portiere che però poi dà giustamente il calcio di rigore e questo era clamoroso se non veniva fischiato. Finalmente l'arbitro decreta penalty per il rosso blu, atterrato Renan Pippi dal portiere. Rossi, bravo Pippi ad allungare palla prima di concludere in porta. Rossi poco poteva fare se non toccare il piede d'appoggio di Renan Pippi e quindi il portiere decreta, l'arbitro scusate, decreta calcio di rigore in favore della Sam quando siamo giunti al 30esimo minuto del secondo tempo. Da Martin Figuro, Nico Olivieri alla battuta contro Rossi, Nico Olivieri parte il suo tiro, gol! E la Sam ora si porta sul 3-1 e mette un grosso sigillo su questa gara. E dopo 570 minuti di digiuno la Samb a Porto Luaro ha realizzato, signori, i concitati in casa rossoblu. Montante lontana di testa, palla ancora in area, Forò stavolta la lontana, Giardino, poi si batte la palla da Magnani a spazio la Samb ora, sono 4 contro 3 i giocatori rossoblu. Magnani si accentra, prova la botta e il portiere non ci arriva, ma la palla finisce sul fondo. La festa, il manipolo di tifosi giunti dalla Riviera delle Palme e finalmente bisogna dire Carboni fermato da Maria Pistillo, attenzione, Pippi ha lo spazio per andare in porta, lo fa, si libera di, e attenzione, 4-1 signori, ovviamente Porto Luaro sbilanciato in avanti, davvero azione da attaccante di razza per Renan Pippi che ha saltato il difensore, saltato il portiere e c'è il gol di Renan Pippi, doppietta per lui. Fino ad oggi il centravanti di casa nostra, ma oggi ci sentiamo di dire sia nel primo che nel secondo gol si è comportato da centravanti vero. E stavolta davvero prima del fischio finale si sta svuotando il mecchia di, ormai l'arbitro può fischiare e lo sta guardando l'orologio e lo fa in questo istante. Festeggiano i giocatori della Riviera delle Palme.